pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Aganod contro Andy Quax, sedicesimi di finale Socia Cup 2-2. Romanelli 2-2, avete iniziato, iniziato bene, benissimo, però poi dopo gli ultimi 10 minuti siete calati. Sì, hanno aumentato il passo loro e stanno giocando meglio di noi. Però c'è sempre il secondo tempo per recuperare. Cosa ci vuole nel secondo tempo per vincere questa gara? Più grinta, molta più grinta. Anche se noi corriamo parecchio, però ci vuole ancora più grinta. Va bene, in bocca al lupo. Prego. Andiamo dai protagonisti dell'Aganod. Stefano! Aiuto! Cognome? Baio. Baio, 2-2. Avete iniziato davvero malissimo, però poi dopo ve la siete... Distrazioni i primi 4-5 minuti, non ricordo nemmeno, manco era entrato in campo. Un approccio sbagliato, un difensore in meno, abbiamo preso due. Siamo riusciti a recuperare a fine primo tempo, speriamo di vincere. Cosa ci vuole se dobbiamo vincere questa gara? Solamente la stessa concentrazione degli ultimi 15 minuti della partita. Va bene, in bocca al lupo. Siamo qui con i migliori in campo della partita. Tra Andy Quax e Aganod, alla mia sinistra il migliore in campo Vaio, alla mia destra il migliore in campo purtroppo della squadra, uscita ai rigori dopo una bellissima partita con il risultato che andava sul 3 pari, ovvero Spadice, e partiamo proprio da lui. Spadice, siete partiti subito benissimo, due gol, ha fatto una doppietta nei primi 5 minuti della gara, poi avete provato con le solite vostre ripartenze a fare vostra la gara, ma siete stati un po' sfortunati. Sì, avevamo iniziato bene, poi è stato un peccato perché abbiamo fatto qualche errore difensivo di troppo. Eravamo riusciti a passare in vantaggio di nuovo e poi una punizione all'ultimo minuto loro sono riusciti a pareggiare. Poi ai rigori siamo stati sfortunati. Senti, c'è un po' da mare in bocca per come siete usciti questa sera. Patacca che sfrutta di tutta la telecamera, ma non è questo il momento. Comunque, Spalice, spero che... Spero che vi rivediamo nei prossimi tornei come al solito. Sicuramente, per il momento ci rivediamo venerdì e sabato e do a mangiare a tutti quanti qua in mezzo alle partite che giochiamo. Fai tutti i tornei. Ti manca solo quale? Il Super Eleven. Solo quello. Ci vedremo il Super Eleven. No. Troppi soldi. Vai. Forse prossimamente appende un torneo. Ma ti vedo particolarmente abbronzato. Dove sei stato? A Gaeta. Ah, vado te. Qua bianchi. Senti, vuoi fare una dedica nonostante non sì, sia un Sì, voglio dedicare bellissimo. Questi tre gol e questa prestazione a Guido Lazzarini, che oggi ha giocato in porta, doveva giocare lui davanti, però si è fatto male il portiere, ha giocato lui in porta e non era portiere, lo ringrazio. Infatti salutiamo anche Franz Marino oggi. Un assente. Saluto a Franz, che sta fatto male. È mancato. Mi piace Franz, ci sei mancato, li paravi tutti i rigori. Ok, grazie Spalice. Passiamo a Vaio. Vaio, oltre al rigore decisivo, ovvero il quinto rigore che hai tirato e che ha sancito la vostra vittoria oggi, hai giocato una gara lì davanti di sacrificio, ti battevi su tutti i palloni, oltre alla doppietta che ha permesso di recuperare la gara dove eravate sotto di 2-0. È stata una partita difficile perché siamo partiti in svantaggio dopo 5 minuti sotto i due gol, siamo riusciti a recuperare, poi abbiamo avuto una mezza botta negli ultimi 3 minuti finali che quasi ci ammazzava, invece su una punizione siamo stati in grado di recuperarla, portarla ai rigori e vincere. Forse non una delle vostre migliori partite a livello di gioco, però comunque l'importante è la fine del risultato, specialmente nelle fasi però finali. Siamo stati molto concreti, è importante. Siamo una squadra, quindi teniamo duro, combattiamo e poi vince sempre il migliore. Ok, vuoi fare una dedica per questa prestazione? Sicuramente alla squadra. Loro hanno creduto in me, che sono stato 4 partite fuori e hanno fatto meno di me. È una un po' più speciale la mia ragazza, è un momento difficile, lo stiamo superando insieme. Un pensiero anche a lei. Ok, ci vediamo settimana prossima per gli ottavi, ringraziamo Vaio, arrivederci.